Certo che più si studia, si legge, più ci si rende conto che il primo decennio del Novecento è stata proprio un'epoca felice per l'arte, per la scienza. Adesso questo libro Bellissimo. diciamo, ha una doppia valenza, no? Dal nostro punto di vista. Cioè, vabbè, il gatto. L'amato gatto è nel titolo, quindi. Però c'è qualche cosa di più, no? Del legame, però, proprio tu c'hai, perché in effetti Natsume Soseki è il grande modello di Murakami. Sì, Murakami Haruki. Suo grande Murakami Haruki, maestro. eh sì, Una parabola, tra l'altro, se interessante, secondo considerandoti tu allieva, diciamo, di Murakami Haruki, magari. quindi lui Certo. è. Quindi, Natsume Soseki è È un tuo maestro. maestro È indiretto. un maestro. E questo libro è uscito nel 1905. Sì. Quindi adesso non è stato tradotto in italiano, è stato tradotto un secolo dopo. Sì. E adesso, Esattamente, eh sì, 2006, nel 2006, sempre Neri Pozza, sempre che nelle lo ha riposte. E pubblicato adesso varie ne volte. rimbozzalo. Ora c'è questa bellissima Sì. edizione illustrata da Piero Magola, in un modo È veramente bella gustoso, veramente, sì. molto bella, ma il libro è bellissimo, dobbiamo proporlo a tutti i nostri amici Però non basta amanti dei dire che è libri. bellissimo, bisogna dire Bisogna dire che perché. perché, ecco. Qual è una delle affermazioni di, ecco, ma è Gatto, che incredibile logicamente. che lei ci fa. Beh, forse l'ha capito. Tra l'altro, Ma dubito il fortemente, però. nostro amico senza nome, perché il protagonista di Io sono un gatto, non ha un nome, non ha un nome. Invece Emma ce l'ha Mentre la un nostra nome Emma il nome ce l'ha, ed ha gli cioè stessi sì, colori suoi. sono. Mi piace che sia seduto sul tavolo Sì, perché a te è almeno. grigio e giallo. Lui lo dice quando si autodescrive, no? Di che parla Io sono un gatto? Beh, veramente è il resoconto da un punto di vista ovviamente estraniato di vite molto quotidiane. Il quotidiano è un tema della cultura Ma giapponese, certo, che capirai. è un tema proprio zen della cultura giapponese che io amo molto proprio anche nei romanzi di Murakami. Che per quanto la letteratura giapponese poi si sia avvicinata moltissimo, proprio attraverso Natsume Soseki e Murakami, alla letteratura occidentale, alla nostra letteratura, però conserva, mantiene, esalta questo tratto distintivo che è quello dell'attenzione al dettaglio, alla descrizione, no? Sì, beh. All'osservazione del mondo in cui noi viviamo. Quello quotidiano, soprattutto, quello delle abitudini, quello che appare il più banale, invece il più profondo in tutti i suoi dettagli. Il gatto, poi, specialmente dal suo punto di vista ribassato, decentrato, osserva tutti questi dettagli della casa del personaggio che sarebbe il coprotagonista, che lo Certo, accoglie, che beh. secondo lui non lo ama, ma in realtà poi lo ama perché lo accoglie, mentre la domestica di casa lo caccia, Sì. lui prova a Come entrare, tentavo di trova fare Taino io, ma non sperduto, proprio. riesco. L'inizio del romanzo, bellissimo, no? Io sono un gatto, un nome ancora non ce l'ho e non ce l'avrà nemmeno quando entrerà nella casa. E vagando, vagando, arriva in questa casa, così parte la storia che non ha la trama intricata dei romanzi occidentali. È quasi senza trama perché racconta le giornate quotidiane di questi personaggi che nella casa poi del professore di inglese che lo ospita. Vanno, chiacchierano e rappresentano in qualche modo insieme a tutti i vicini, alla costellazione dei vicini, il mondo giapponese. Il mondo giapponese pazzesco che in quel momento si va trasformando, siamo nel Eh 1905 certo, quello e è. proprio tra la metà dell'Ottocento e la guerra, poi la prima guerra mondiale e gli anni che precedono la guerra, il Giappone si modernizza, lascia addirittura l'epoca feudale, niente meno. Beh sì, questa La sua perlomeno famiglia, la famiglia di è la. Natsume Soseki, apparteneva a un'antica È già. famiglia, a una vicenda familiare molto. Insomma, lui aveva una fanciullezza un po' triste, viene adottato, poi torna nella sua casa d'origine. Comunque ha un'ottima formazione, appunto, trascorre 2 anni
in Inghilterra, sì, ecco, dove conosce questa benissimo componente l'inglese. Anglosassone, infatti, torna poi a Tokyo senso ce e l'ha. diventa professore di inglese nella università. Cosa che insomma in quel momento imperiale, storico, in ecco, di quel Tokyo. contesto, È molto c'è un importante. senso notevole. Sì, e quindi per dire, no, questa vicenda raccontata in modo così ribassato, sembrerebbe, no, dal punto di vista di un gatto, invece racconta attraverso questi incontri quotidiani, il vicinato, il professore che è il suo padrone, lui lo chiama il padrone a volte, oltre che col suo nome, e la signora la chiama la padrona, e la domestica e così via. Certo. E rappresenta proprio, è uno spaccato del mondo giapponese che si sta trasformando. C'è il vicino di casa riccone, imprenditore, volgare, i suoi amici che invece sono dei raffinati, un suo ex allievo che è un laureato in fisica, che fa delle strane discussioni ogni volta che va da loro, da lui e dal suo amico ironico, stravagante, scherzoso. Si chiamano, hanno questi nomi, Meitei, l'amico ironico. Lui si chiamerebbe Kushami, ogni tanto viene nominato. Viene nominato anche l'autore a un certo punto in modo A scherzoso. questo proposito, se, E quindi è uno spaccato del mondo giapponese è che si lecito trasforma. dire secondo te che questo libro sia pure di dettaglio, no? Questo effettivamente sì, cioè c'è questa componente zen, veramente, no? Sì. Il fatto della perlustrazione della totalità attraverso. Attraverso tutti i dettagli, e questa è proprio caratteristica della cultura giapponese e della loro grande arte, l'attenzione a quello che appare. Oh, d'accordo, e questo effettivamente è un aspetto meraviglioso. Sì. È lecito però dire che poi nel contempo è anche una specie di epopea segreta della grande transizione all'idea della modernità occidentale, no? Che il Giappone vive in questo passaggio dei secoli. No, Certo che è non è vero. così schematico, questo Comunque è anche la cultura evidente. occidentale guarderà molto al No, ma Giappone questo è e chiaro, questo pensa è. alla storia Però dell'arte, quanto poi tutti. sì, quanto poi Però. l'abbiamo capita realmente. Io volevo dire una cosa comunque a proposito del gatto che ci è venuto anche a trovare e non è certamente premeditato, perché il gatto è disobbediente per natura, no? Cioè non è che è disobbediente, proprio non concepisce l'obbedienza, è un Ma animale io francamente indipendente. credevo che tu la Quindi vedessi diversamente questa cosa. che il gatto fosse obbediente? No, Sì, voglio. cioè che fosse, che avesse effettivamente una sintonia col sentimento, e qui l'obbedienza è un aspetto, No, diciamo. lui parli del protagonista, del gatto Sì. protagonista, ma per esempio lui ha un punto di vista sugli umani, appunto, Ma in molti infatti passaggi qualcuno lo leggiamo, questa è. ovviamente che approvo pienamente, Quello ovviamente intendevo. questo è l'attributo che gli dà il Eh sì, narratore, no? certo. Filosofico, cioè ne critica in modo ironico. La saccenteria, la mania la convinzione di essere protagonista assoluto del mondo, di essere la prima creatura. Lui, infatti, dagli umani, che in Sì, fondo lo amano, non è vero che non lo amano, però lui si vede comunque sempre un po' disprezzato. Ovviamente, lui dagli umani viene visto comunque come una creatura insignificante, un Vedi, gatto. Lo vedete, amano, però, sì. lui cosa dice? Per esempio, in una citazione che avevo segnato, ma altre sono già. Leggiamola. Cioè, gli umani, per quanto forti, non saranno in auge per sempre, un po' irritato. Meglio attendere tranquillamente l'ora dei gatti. Ma a parte Leggiamo un questo, no? A passo proposito del suo modo di osservare di traverso, significativo. c'è un episodio a un certo punto comicissimo, perché bisogna dire che il libro è Eh umoristico, beh, è questo è vero. leggero, umoristico, filosofico e profondo. È Vedi. difficilissimo collegare queste modalità di racconto, no? Eppure. Eppure poi il mondo dei manga Quanto nasce alla riflette poi, lontana. quanto riflette, quanto conosce bene le modalità del racconto, per Sì. questo inventa questo punto di vista decentrato, no? C'è da dire, tra l'altro, comunque, che il gatto è molto presente nella mitologia, nell'immaginario giapponese, fin dai secoli più antichi. E comunque questi grandi narratori, lui soprattutto, è famosissimo in Giappone, ovviamente, no? Grande maestro di Murakami, come abbiamo già detto, che popola di gatti i suoi libri. Il suo più Quindi. bello, forse in assoluto, Kafka sulla spiaggia, ha tutta di Murakami, Murakami, ha tutta una sezione dedicata a un gatto che comunica con uno dei personaggi che lo sa capire, che sa capire la sua lingua. Sì. E la sua presenza è determinante nella storia.
Comunque, per dire, è anche però allegoria, anche il mio gatto Gregorio, tutti i gatti che popolano i miei libri, sì, certo, non sono naturalistici. C'è pure un c'è la critica che possiamo fare leggendo questo libro bellissimo, mm-hmm. è all'eccesso forse ancora oggi di naturalismo nella nostra narrazione, nella nostra, non dico nell'arte, nella narrazione, che ancora vede con qualche sospetto la narrazione che contiene spunti, come in questo caso e in tanti altri, spunti di carattere surreale, allegorico, metaforico, simbolico. È un filone immenso. Pensiamo, il nostro Calvino sarebbe stato d'accordo. Pensiamo a Eliot, alla sua magica raccolta di poesie, Cats, no? I gatti, le poesie dei gatti tutto fare. Comunque, leggiamo questo passo. Sì. Allora, per dire, lui sì, però si intrufola nella casa del vicino perché la protagonista, la signora, la moglie di questo riccone, imprenditore, commerciante, imprenditore, vicino di casa del professore, che abita in una casa più povera, più semplice, è un professore, appunto, compra tanti libri, la moglie si dispera, scrive per pratica certo. avanti in tutti i modi senza riuscirci, non riuscendo che... Lui ironizza su se stesso, no? Sì, è sì. ovviamente la sua nostra figura. Scrive gli IQ come faceva anche lui, sì, e questo professore distratto ha i baffi proprio come ce l'aveva anche lui. Allora, lui dice, io mi intrufolo in questa casa, certo, però sono un gatto, quindi posso, non mi faccio sentire, no? Entro senza farmi vedere. Comunque, lui dice, io ho le mie buone ragioni per osservare gli umani. Siccome sono un po' minacciosi nei confronti del suo professore, lui va a vedere, ci vado nella loro casa, vado a vedere chi sono questi qua, come si comportano. E quindi li guarda e fa delle considerazioni. Sentiamo. Per esempio, se poi andiamo a vedere considerazioni sugli umani, no? Perché diceva, cioè, in fondo potete criticarmi, no? Per questa mia attitudine, sì. a spiare, ma c'è mia opinione che il cielo sia fatto per coprire tutte le creature e la terra per sostenerle. Nemmeno le persone più polemiche e petulanti possono negare questa verità, no? Non ce l'abbiate con i gatti, quindi c'è una. Se poi andiamo a vedere quanto abbia contribuito il genere umano, che vi osservano, alla creazione di cielo e terra, mi pare che non sia stato del minimo aiuto. Che diritto hanno dunque gli umani di dichiararsi padroni di un luogo che non hanno creato? È vero che nulla impedisce loro di arrogarsi questa facoltà, ma non ne consegue che possano proibirne ad altri l'accesso. Lui sta entrando in una casa che non è la sua. Certo. No? Però piantano pali e mettono staccionate sull'immensa superficie terrestre per delimitare un terreno e dichiarano di loro proprietà. E con la stessa impudenza sarebbero capaci di recintare il cielo azzurro e registrarne un pezzo come appartenente a Tizio e un altro come appartenente a Caio. Ora, se è lecita la suddivisione della terra in lotti, e la compravendita dei diritti di proprietà a un tanto a zubo, cioè una. Sì. Dovrebbe essere giusto anche dividere l'aria che respiriamo e venderla un tanto a metro cubo, visto però che non è lecito recintare e vendere l'aria, perché allora dovremmo considerare legittima la proprietà della terra? Da queste riflessioni sono arrivato a convincermi che posso entrare dove mi pare piace. La libertà del gatto. No, devo dire, credo almeno, è sufficiente un passo così per far capire quanto è potente questo libro. È bellissimo, io lo leggerei tutto dall'inizio fino alla fine. Guarda, in un certo qual modo non è un caso che sia quasi contemporaneo alla teoria della relatività di Einstein. Cioè, nel senso che c'ha una specie di approccio cosmico. Sì. Al tema dell'io, tra l'altro, no? Perché quello che poi il Giappone recepisce con difficoltà e che lui, come grande artista, grande poeta, sottopone ad analisi raffinate e al racconto, è proprio il tema dell'io, questa concentrarsi dalla cultura occidentale sull'individualismo, no? E non capire più di far parte di un sistema complesso. Questo, ma comunque, a prescindere da queste considerazioni sparse nel libro, leggero, ironico, umoristico, ma profondissimo, ci sono i passi, tra i passi più belli, diffusissimi in tutti i capitoli, ci sono le conversazioni tra gli amici, che sono uno spaccato esilarante, no? Di luoghi comuni. Quando arriva la vicina di casa, perché c'è tutta una storia d'amore complicata, questa vicina viene descritta in una. C'ha un nasone gigantesco. Allora, quando arriva, tutti ci sono i due amici, il personaggio sempre ironico, l'amico scherzoso, e lui, il professore, no? E poi il gatto che sta lì e guarda e osserva tutti. E loro lo sanno che c'è anche lui che li osserva. Allora, questa vicina, loro commentano anche dopo che esce, no? Questa sua presenza un po' volgare anche nel modo di parlare e questo naso. Allora c'è una conversazione tra loro
quando lei esce, sul naso. Allora, il naso. Signori, avendo condotto, questo è l'amico ironico e scherzoso, alcune ricerche sul naso dal punto di vista dell'estetica, materia a cui studio ho dedicato diversi anni, vorrei chiedere la vostra gentile attenzione per illustrarvi l'argomento. Il padrone resta un po' stupito, attonito, a guardare l'amico. E invece risponde appunto l'amico implicato in tutta la vicenda della vicina di casa, della figlia che vorrebbe sposarlo, eccetera, eccetera, che è laureato in fisica. Vedi, entra in scena lui. E già aveva fatto tutta una disquisizione sull'impiccagione, facendo tutta una cosa pazzesca, citando addirittura l'Odissea quando vengono impiccate tutte le ancelle infedeli, certo. E facendo tutti i calcoli, dico, sì, ma le picca in quel modo, ma allora fisico, no? E quando era la distanza, il peso, il collo, è esilarante. Sì, 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 sì. Tutta una dissertazione che il deve prendere fare sul sull'impiccagione. Serio, ciò che è ironico, ironizzare la su dissertazione ciò che è serio. Sul naso, no. E che fa l'amico, e cioè, sono lieto di essere messo a parte delle vostre osservazioni, l'amico fisico. Certo. Pur avendo svolto studi approfonditi, non sono riuscito a determinare l'origine del naso, se non vagamente. La prima questione che dobbiamo affrontare è la seguente. Se partiamo dal presupposto che il naso abbia soltanto una funzione utilitaria, basterebbero due orifizi, non sarebbe necessario che sporgesse vistosamente dal volto. A quale fine allora si protenderebbe in avanti come questo che vedete sulla mia faccia e così via? Sì, sì. Esilarante. Degno di affiancarsi, sì, allo stano. Io non potremmo andare avanti per ore a parlare di questo geniale, fantastico. Beh, insomma, sì. È diventato un fumetto, tanto è famoso. Beh, sì. Dal 1905 ha avuto non so quante edizioni, sì, e anche sì, da noi, dopo la prima edizione di Neri Pozza, sì, sì, che Neri Pozza ha ripubblicato di nuovo in questa edizione illustrata. È interessante questo fatto. E tanti fatto, hanno ripreso. Cioè, un'opera celeberrima che poi in realtà adesso sì, è omba nel nostro orizzonte. È diventato orizzonte. Un manga, è diventato un manga famosissimo. Che dicevo, certo. Insomma è una cosa rimarchevole. Leggiamolo, sì, sì. E non ci fidiamo del naturalismo. Un gatto non è mai solo un gatto. Sì, sì, certo, non è un campione di naturalismo. No. Non di meno appartiene alla natura, certo. Ma anche noi, però.